che come sappiamo ruotano attorno a Luigi Vanvitelli. Volevo chiedere ai professori se c'erano domande, dubbi. Noi abbiamo visto che diciamo, i ragazzi hanno caricato quelle brevi esercitazioni che abbiamo chiesto. Ovviamente non le chiediamo tanto per noi, ma per lasciare una traccia di queste lezioni nella nostra Dropbox. Poi diremo ai singoli docenti di andarli a vedere in maniera da capire un po' gli esiti. Poi noi, tra l'altro, ci vedremo, lo dico anche alla professoressa Cennamo, che sta qui, Claudia Cennamo, ci vedremo anche in dipartimento, faremo degli incontri dal vivo. Quindi incontreremo anche per una visita ai laboratori, alle attività didattiche, come ci muoviamo, come funziona il nostro dipartimento. Volevo dire ovviamente come premessa, lo dico ai docenti, ai ragazzi, noi blocchiamo la possibilità di intervenire, di parlare, però basta alzare la mano e sblocchiamo, possiamo interloquire, diciamo, in questo senso, per avere maggiore controllo della riunione. Se no, poi siamo tantissimi, non si capisce niente. Penso siamo 100, 50, 160, quindi siamo tanti e ci possono essere problemi. Noi, perché ora sono le 16:05, quindi diciamo siamo in tempo, come ogni volta. Noi abbiamo fatto un calendario che era organizzato in un certo modo attorno a Vanvitelli, che Vanvitelli architetto, Vanvitelli disegnatore, Vanvitelli urbanista, ma in realtà la figura degli Vanvitelli è poliedrica e non li abbiamo suddivisi. I seminari sono anche forniti in relazione alle disponibilità di singoli docenti, quindi non sono in quell'ordine, era una traccia che noi lasciamo per capire questa figura di Vanvitelli, che anch'io sto maturando, ne sapevo poco. Seguendo le varie lezioni ho imparato tantissimo, anche io che seguendo, quindi non ero un esperto di Vanvitelli, lo diventerò. Poi diciamo, siamo partiti da degli scenari più grandi, lo dico anche alla professoressa Claudia Cennamo, e poi sull'urbanistica, sul paesaggio, sui progetti di territorio di Vanvitelli, fino ad arrivare alla Reggia di Caserta, ai disegni proprio che l'hanno caratterizzata, come man mano è cresciuta nel concept, si direbbe oggi. Oggi abbiamo appunto la professoressa Claudia Cennamo che ci trasporta in un mondo un po' diverso, che è quello della. Possiamo dire un po' più tecnico forse, Claudia. La professoressa Claudia Cennamo insegna scienza delle costruzioni, quindi una materia pure tosta nel nostro dipartimento, materia fatta di matematica, di studi sul funzionamento del strutturale degli edifici e quindi al perno della materia, delle materie scientifiche. Poi dopo che c'è tecnica delle costruzioni, mi pare, Claudia. Sì, vabbè, quella è la filiera, sono le due matematiche, poi c'è statica, scienza e tecnica. E E quindi diciamo, questo statica e scienza sono il mio raggruppamento, diciamo, sì, il quindi nodo, statica, il problema. scienza, tecnico, si impara a fare il cemento armato, però si impara anche come funzionano le strutture storiche, come i Sì. materiali interagiscono tra loro e come poi si articolano in un'architettura, perché noi poi integriamo le cose, non è che siamo degli strutturisti che progettiamo dighe, però anche quando si fa una diga ci sono dei ragionamenti formali che le rendono spesso delle opere, diciamo, del paesaggio bellissime, come anche Vanvitelli faceva con i grandi acquedotti, no? Quindi opere soprattutto strutturali, di tipo infrastrutturale. Quindi io direi di cominciare la lezione esattamente, l'hai intitolata Il marmo di Vitulano nei cantieri di Luigi Vanvitelli, quindi è abbastanza specifica, questo ci porta quindi nell'operatività di questo personaggio, diciamo, architetto, ingegnere, artista, e quindi sono sicuro che capiremo ancora di più, di questa figura. Allora direi, puoi cominciare. Se non si sente qualcosa, tu non ti preoccupare che noi ci siamo noi, cioè sono io e Valentina Vittiglio, che Poi adesso seguiamo. condivido, se non Salve, sì, buonasera. sì. Sì, tu condividi. Se ci sono problemi,
Ti avvisiamo noi, quindi non ti preoccupare, cioè, si sente? No, te lo dico io se non si sente. Quindi non... Vai, vai, condividi, vediamo se si condivide. Allora. È solo un po' lentino perché logicamente... Sì, no, non ti preoccupare, se poi... Allora, devo fare però la presentazione. Sì, metti in presentazione. Sì. Ah. Presentazione, riproduci dall'inizio. Eccola qua. Aspetta, allora, che... ecco, andate, andate. Puoi procedere. Sì, 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 no, sì. Non chiedo se vai, si vai, sente. Vai. Si sente tutto, allora, vai. La premessa che ha fatto il professore Guida è giusta, in quanto io è più che giusta, non sono un professore di storia. Non sono un professore di restauro, non sono un professore di cematura, tu che vieni a parlare a fare. No, perché come ha accennato il professore Guida, Vitruvio diceva funzione, struttura e forma. Forma, funzione, struttura, struttura, funzione e forma. È tutto lo stesso, fa tutto parte dell'architettura, è tutto un, diciamo, un tutto tondo. Quindi io, il mio intervento sul Vanvitelli non è un non è un intervento perché assolutamente non, noi abbiamo dei colleghi di storia, dei colleghi appunto di urbanistica, dei colleghi di tutte le materie, diciamo che possono parlare in maniera più precisa di me di alcuni aspetti. Quindi io che cosa, di che cosa posso parlare? Io posso parlare di strutture e quindi di materiali. E quindi parlerò, diciamo, di un aspetto materico delle strutture del Vanvitelli, che è il marmo. Cioè il marmo che lui decideva di usare, che un marmo ha deciso di usare, che è un marmo che proviene dal territorio della provincia di Benevento. Quindi un territorio campano, un territorio nostrano, un territorio che ci appartiene in un certo qual senso. Allora, facciamo prima una piccola introduzione per quanto riguarda il marmo in generale, ok? Si sa che il Made in Italy del marmo è qua, è quasi come... Aspettate, vediamo se si riesce ad andare avanti. No. Tu lo vedi avanti? No, voi lo vedete avanti? No, no, se lo vedi manco tu. Io vedo prima solo la prima slide. Vedi un po', se no puoi pure rispegnere e riaccendere se è bloccato. Ma se è bloccato su che cosa? Perché mai si dovrebbe essere bloccato? Vedi un po'. Proviamo, proviamo. Eccolo qua. Siamo Aspetta, arrivati noi al ancora punto. no, non lo vediamo, aspetta un attimo. Ecco, vai, vai. Allora, in questa seconda slide che c'è? Ci sono delle sculture meravigliose di marmo. Ci sta il San Martino con il Cristo velato, ci sta il Canova con questa scultura di Amore e Psiche, ci sta la Pietà, ci sta il David di Michelangelo. Quindi chiaramente ci sono delle strutture meravigliose di marmo. Quindi l'idea sola del marmo evoca un'idea di eleganza, di lusso, ma anche un'idea di storia molto 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 antica. Allora, vediamo perché non tutti conoscono i maggiori tipi di marmo italiano che si trovano sul nostro territorio. Allora, diciamo che non è solo un materiale di rivestimento, come si tende a pensare, non è solo un materiale da abbellimento, ma è anche un materiale vero e proprio da costruzione. Per esempio, una cosa molto importante, il Colosseo è fatto di travertino. Questo travertino che si trova a Tivoli, diciamo, intorno nei dintorni di Roma, è un materiale molto molto bello che si può usare come rivestimento, ma come abbiamo visto, io essendo pignolo, essendo professore di struttura, vi ho messo qua sotto categoria, sottocategoria, chimico, utilizzo, eccetera, e siete fortunati che non vi ho messo la resistenza, perché è un materiale che si può usare proprio non solo come rivestimento, ma un materiale da costruzione. Si trova nelle tre varianti, noce, bianco e beige, che sarebbe oro, quello più comunemente usato, e qui a sinistra vedete il blocco tirato fuori dalla cava, che in effetti è tutto, è tranne a tutto somiglia tranne a quello che poi realmente mettiamo per terra, cioè vediamo poi come pavimenti, come rivestimenti, quindi assume delle nuance completamente diverse dal blocco a quello che è poi il vero utilizzo. Quindi il primo è il travertino, sicuramente, senza dubbio il marmo più importante.
Il secondo possiamo dire che è il Bardiglio. Il Bardiglio, vedete, viene estratto dalle cave delle Alpi Apuane. Che cosa sono le Alpi? Vabbè, le Alpi Apuane lo sappiamo tutti che cosa sono, voi sicuramente meglio perché siete freschi di geografia. E le Alpi Apuane, vedete, vi ho fatto qua, c'è la piantina qua in alto a destra. Ci sono questo massiccio delle Alpi Apuane e poi sotto qua questo bollino rosso è Carrara, Carrara, la città di Carrara, la cittadina di Carrara. Quindi quando si dice il marmo di Carrara è perché ci sta questa importantissima fonte, diciamo, delle montagne delle Alpi Apuane, da cui provengono la maggior parte dei marmi italiani. La maggior parte, attenzione, ma non tutti, perché il marmo del Vanvitelli è dalle parti nostre. Quindi il Bardiglio va bene, c'ha questo colore grigio-blu, è un marmo elegante, lo avete visto mille volte nelle scale, nei rivestimenti, eccetera, eccetera. E quando viene estratto, guardate com'è bello qua il blocco estratto, cavato, e questo grigio, diciamo, fantastico. E poi troviamo il peperino grigio, che è ancora di nuovo una pietra del Lazio. Dei dintorni di Viterbo e questi puntini chiaramente sono lava solidificata. Qui vedete la cava di Peperino. Dopo parleremo anche molto brevemente del problema ambientale delle cave e quindi praticamente è una roccia che proviene chiaramente è una roccia magmatica, quindi che proviene dalle eruzioni dei vulcani. Questo si parla di milioni di anni fa. Poi c'è questo fantastico marmo Botticino, che è un marmo rosa, guardate com'è bello, che si trova nei dintorni di Brescia e stesso la cava, vedete la cava a sinistra già è rosa, poi il blocco estratto è questo colore particolarissimo e poi quando viene lucidato, perché ovviamente il marmo ha bisogno di tutta una serie di lavorazioni prima di arrivare ad essere quello che voi vedete. Diventa questo marmo rosa che state osservando a destra. La resistenza a flessione, vi ho messo io qua davanti, purtroppo, ah, ecco, la tolgo. La resistenza a flessione a compressione e a flessione, che cosa vuol dire queste proprietà meccaniche che vi ho messo qua sotto? Non ho resistito, le ho messe. Che cosa vuol dire? Vuol dire che essendo un materiale fragile. Okay. Se voi prendete per esempio, non so se mi vedete da qualche parte, se c'è un bollino in cui si vede anche me, Sì, si vede, la tua si vede, telecamera funziona. allora questa è la trave con cui io insegno ai miei ragazzi i problemi strutturali. Allora, se voi prendete un materiale deformabile, vedete quando gli mettete un peso al centro, il materiale si deforma. Non si spacca, no, si deforma, quindi assume questa curva che si chiama, diciamo, deformata. Quando voi prendete un pezzo di pietra, un pezzo di marmo, questa cosa non la fa. Il pezzo di marmo, pa, si stacca, si spezza, no? Se chiaramente prima di spezzarsi deve essere soggetto ad un carico tale da spezzarsi. Ma immaginate una trave lunga di marmo, va bene? Con un peso verticale molto pesante al centro. Che cosa fa? Non fa questa curvatura, si spezza. Questo che cosa significa? Significa che la resistenza a compressione di questi materiali fragili, ok, perché si definiscono materiali fragili, è molto maggiore di quella a flessione. Cioè significa che io sul marmo ci posso saltare quanto voglio e non si spacca, ma non lo posso piegare perché invece si spezza. Quindi questa è la caratteristica principale di questi materiali. Ok, la resistenza a compressione piuttosto che a flessione. E quindi sono dei materiali, praticamente sono dei materiali potentissimi se li caricate a pressione e sono dei materiali molto fragili se li caricate invece nell'altro senso, cioè a flessione. Non so se sono stata abbastanza chiara. Continuiamo la nostra casistica, c'è il Trani, il marmo di Trani, che è una pietra pugliese bellissima. Vedete, c'ha questo fondo beige puntellato di venature rosse e marroni. Anche qui c'è il problema: resistenza a flessione, resistenza a compressione. Vedete la differenza? La compressione è 194, la flessione è 19, cioè sta una bella differenza. Ok, però questa è bellissima per i rivestimenti. L'avrete visto mille volte se siete stati in Puglia, tutti questi, diciamo.
pareti, muri rivestiti con questa pietra di Trani, molto molto bella. E poi c'è questo, il marmo più romantico del mondo, che è il Rosso Verona, il marmo di Verona, il marmo rosso, quello che trovate a Verona, dove lo trovate addirittura una cosa, Verona è una città elegantissima, lo trovate a terra, il Rosso Verona sta per terra, addirittura nei marciapiedi di Verona, cioè cosa che voglio dire, per mettere un marmo a terra, voglio dire una città è ricca. È un marmo giurassico. Perché un marmo giurassico? Perché la storia della sua formazione inizia nel periodo giurassico. Tant'è che voi, se camminate a Verona, io l'ho visto, quindi non lo dico per sentito dire, ma camminate e se guardate attentamente per terra trovate i fossili nel marmo, diciamo, e questo si trova anche poi, dopo ve lo faccio vedere, nel marmo del Vanvitelli. Trovate proprio i fossili. Dentro nascosti le conchiglie, le cose nascoste dentro a questo marmo ed è una cosa bellissima. E qui vi ho messo il link, per esempio, al Museo dei Fossili. Non so se lo riuscite sicuramente a vedere, lo vedete sicuramente. Questo, se ve lo andate a guardare, è molto molto interessante. È chiaro, sarebbe più bello visitarlo di persona, però anche il sito web che c'è su internet vi fa vedere veramente molte cose belle. Ci sono questi fossili, ma anche grandi, nascosti nel Rosso Verona. È un marmo molto bello, vabbè, a sinistra, poi lucidato, c'ha questo colore rosso meraviglioso. E andando avanti troviamo il perlato di Sicilia, questo è un marmo siciliano, questo va bene, le cave sono imponenti, vedete, guardate questi tagli verticali a fette, cioè ci sono le macchine che affettano la montagna, una cosa spaventosa, non so se siete mai stati voi in una cava di marmo, cioè vi girate e trovate questi muri di marmo, cioè di pietra tagliati a fette, quindi è una cosa... Quindi il perlato di Sicilia ha un colore, vabbè, diciamo forse un po' triste, però è un marmo molto molto usato, molto molto famoso e se tenuto bene è anche un po' madreperlaccio, per cui praticamente ha delle venature molto belle. Poi voi sapete, un materiale naturale non è che è sempre uguale, ci sono delle venature, ci sono dei momenti in cui è bellissimo e dei momenti anche, diciamo, delle lastre che vengono infatti tristi. Infatti è un lavoro molto difficile quello del marmista, perché c'è il cliente, e poi questo lo vedremo col Vanvitelli, c'è il cliente che ordina le lastre, vuole quella venatura esce adesso che sto tagliando quel blocco, il blocco successivo la venatura è diversa, quindi io come faccio? Mi devo disperare, devo cavare 10 blocchi per darne due con la stessa venatura, quindi diciamo, bisogna anche essere dei bravi architetti per saper, diciamo, scegliere e per dire, ecco, per rendersi conto che comunque è un materiale naturale, quindi non può essere, vedete, il perlato di Sicilia cambia venatura da una mattonella all'altra. E poi un altro marmo bellissimo, ma proprio bellissimo, questo è un po' meno conosciuto, è il Verde Alpi, il famoso verde che adesso ci sono dei negozi elegantissimi a Napoli e al centro che hanno messo anche l'insegna di questo marmo bellissimo che si estrae dalla zona delle Alpi occidentali. Vabbè, questo che c'è da dire? C'è da dire che anche qui la resistenza a flessione è bassa rispetto a quella a compressione. Qua stiamo in centimetri, perciò la vedete più alta, perché quello 19 era su metro quadro, questo invece su centimetro quadro, quindi sarebbe 23 su metro, capito? Quindi comunque è molto bassa rispetto a quella a compressione che è 199 su metro quadro. Quindi insomma, il problema della resistenza è uno dei principali problemi dei materiali strutturali, cioè dei materiali da costruzione poi alla fine. E poi c'è il marmo, cioè non è questo il marmo di Carrara, non è un marmo qualsiasi, ma è il marmo. Il marmo di Carrara ha tutta una serie di tonalità. Quella più bella, quella di Michelangelo, è il bianco P, si chiama bianco P. Ancora non si è riuscita a capire perché P, forse P sta per puro probabilmente. Comunque bianco P, il bianco assoluto, è quello di Michelangelo. E questa cava che vi ho fotografato, che vi ho messo qui, è la cava di Michelangelo.
dove questa cava c'è un nome che io non ho messo per privacy, dove Michelangelo andava a scegliere il suo marmo, esattamente come poi il Vanvitelli andava a scegliere il suo di marmo, voglio dire, con un gusto completamente diverso, però diciamo la situazione era la stessa. Quindi questa è la cava di Michelangelo. Guardate com'è strana questa cava, in alto a sinistra voi vedete tutti questi colori, queste cose, ma in realtà quella è terra, è terreno, perché questo marmo, quando voi avete preso il blocco e l'avete segato, è un bianco assoluto, si chiama bianco P, meraviglioso, quello della Pietà, quello che vi ho fatto vedere all'inizio, ok, quello del David, il blocco di marmo proprio che Michelangelo ovviamente sceglieva. Poi qui a Carrara ci sono tutta una serie di cave, come vi ho fatto vedere all'inizio, vi ho detto del fatto delle Alpi Apuane, no? Quindi sotto le Alpi Apuane c'è la cittadina di Carrara, dove c'è questo commercio da sempre di marmi. Perché? Perché le Alpi Apuane sono piene di cave. C'è una cava meravigliosa che si chiama la cava di NB, di Enro, scusate, NB che è quello che ci avete armato, Enro, la cava di Enro, che sta sulle Alpi Apuane, che è un posto meraviglioso da visitare. È una cava, ma adesso non, mi pare che non me l'ho messa la diapositiva, ma è una cava dismessa, non si lavora più, ma è praticamente un centro turistico, cioè una specie di museo del marmo. Eppure, diciamo, se andate in Versilia vi consiglio di farci un giro. E poi eccoci qua, eccoci al nostro marmo. Questo qua è il marmo rosso di Vitulano, che è un marmo che si estrae in una cava, in una sola cava, in località di Vitulano, in provincia di Benevento. Ci sono altre cavi simili intorno, ma non sono uguali. Diciamo, la venatura del Vanvitelli è questa cava che sta a Vitulano. La scheda tecnica, non ve l'ho messa, vabbè, perché è superflua, però dice che è un calcare cristallino a grana fina con venature interne dovute a ossidi metallici che danno luogo a varietà cromatiche. La caratteristica principale è rappresentata dalle venature rosse che creano un elegante contrasto con il fondo grigio. Ora, questo marmo ve lo vorrei far vedere. O è rosso, cioè ci sono delle situazioni in cui è rosso, completamente rosso, altre in cui è rosso e grigio, altre in cui è grigio completamente. Quindi sono tre nuance completamente diverse dello stesso marmo, della stessa cava. Ora, questa cava è una cava che, per quanto riguarda l'ambiente, è una cava particolare, perché non è il famoso buco nella montagna. Voi quando vedete una cava, che cosa immaginate? Immaginate questa montagna sventrata in cui praticamente c'è questo disastro ambientale, eccetera. No, allora, la cava di marmo, adesso la vediamo un attimo. Ah, ecco questo qua, questa carina, questa cosa che vi ho messo perché io adesso non ci vedo, ma mi sembra che c'è scritto Cretaceo. Quindi è un marmo che si è creato in Italia, dove c'è il pallino rosso sullo stivale, dai 120 ai 65 milioni di anni fa. Quindi anche qui ci sono i fossili, vedete, forse qua si vede un po' un fossile. Vabbè, io ce n'ho dei pezzi meravigliosi con i fossili, quindi anche questo è un marmo per milioni di anni fa si è creato. Stiamo parlando della cava. Ecco qua, la cava del Vanvitelli. Allora, questa cava, vedete che si chiama Uria, e il marmo, diciamo, tecnicamente si chiama rosso Uria, anche se oggi sono tutti quanti tendono a chiamarlo il marmo del Vanvitelli, ok? Questa cava non è una cava a cielo aperto, ma una cava storica. Cioè, proprio la denominazione, ha avuto la denominazione cava storica, ha avuto il permesso dalla regione di rimanere aperta, con dei vincoli sull'estrazione, cioè praticamente si può estrarre una certa quantità di materiale da utilizzare per i restauri, per dei lavori particolari, per insomma è una situazione un po' di nicchia. Che vi dicevo? Vi dicevo che non è una cava che impatta dal punto di vista ambientale, perché non è una cava a cielo aperto. Le cave possono essere di due tipi: o a cielo aperto, il famoso buco che vi ho detto che insomma è abbastanza impattante dal punto di vista ambientale, oppure questa è una cava in galleria, cioè c'è un buchino dove si scende, una specie di miniera dove si scende e diciamo si estrae il marmo
diciamo, dal buco nella montagna che non impatta tanto ambientalmente. E quindi che cosa succede? Vabbè, poi tutto il resto della lavorazione ovviamente viene fatta in questo splendido ambiente verde, ma l'estrazione vera e propria, diciamo, è un po' nascosta alla vista. E quindi nel 1700 Luigi Vanvitelli decise che gli, tra i suoi vari giri per cercare il materiale, come facevano gli architetti di una volta, oggi noi ricerchiamo su internet che cosa vogliamo mettere, loro giravano, Vanvitelli girava per cave, decise che questo era il marmo che lui voleva utilizzare per la reggia di Caserta. Dopo se ne innamorò e cominciò ad utilizzarlo per tutta una serie di altre opere, ok? Per tutto il tempo che lui visse. Per cui questa cava c'ha lo stesso rapporto, c'ha col Vanvitelli lo stesso rapporto che la cava che sta sulle Alpi Apuane c'ha con Michelangelo. Quella si chiama la cava di Michelangelo, questa si chiama la cava del Vanvitelli. Ok? Allora andiamo un po' a vedere, vabbè, questo è un pochino l'ambiente circostante, la strada per arrivare, la planimetria della cava vista dall'alto, vedete, non impatta. Questa è la zona dal punto di vista urbanistico, la facciamo vedere al professor Guida, diciamo, la zona occupata, e vabbè, poi vedete la strada per arrivare, la sbarra per entrare, tutte le altre cose. Così, ecco qua. Questa è la montagna vista. Questa è un render, chiaramente. Quindi questa è la montagna vista dal prospetto. Questa qui è il risboscamento della cava che è stato fatto recentemente, perché chiaramente anche qui c'erano state delle gradonate di materiali, oltre che chiaramente il materiale che viene preso, cioè prima della situazione, prima della stretta ambientale, della giustissima stretta ambientale, ovviamente anche qui sono state fatte delle cose che oggi non riteniamo più fattibile, chiaro, quindi poi dopo è stata rimpolpata a livello arboreo e quindi oggi si presenta fortunatamente così come la vedete, meravigliosa. Ecco qua, quindi come loro hanno messo sulle Alpi Apuane, Michelangelo è stato qui, noi mettiamo Vanvitelli è stato qui, vabbè, quindi questa è una cosa della nostra regione. E qui c'è un po' l'ubicazione delle cave nelle zone di Vitulano e Cautano. La cava nostra, e cioè la cava del Vanvitelli, non la nostra, è la numero 8, cioè questa quassù. Tutte le altre sono cave sul versante sannitico, su questo monte sannitico, che hanno delle venature di marmo rosso simile, ma non uguale. Ok? E ci hanno tutte quante un nome, Cava Perla, Cava San Vito, eccetera. E nel piano della regione, il piano sulle cave della regione, molte di queste cave, se non tutte, io poi non sono così, diciamo, informata su queste cose, perché chiaramente, vi ripeto, io mi occupo di strutture, quindi di materiali, eccetera, ma non tanto di processi legislativi urbanistici, e quindi molte di queste cave non hanno avuto l'autorizzazione. Invece la cava del Vanvitelli può continuare ad estrarre il materiale. Certamente non può fare, ecco, quello che non può fare, non potrà mai fare probabilmente il grattacielo a Dubai, perché non ha la possibilità di estrarre volumi di materiale così alti. Può estrarre un po' di materiale per fare determinati lavori di valore storico. Ok? Poi qui vi ho messo, come al solito, diciamo, tanto per ricordarci qual è la mia materia, che ripeto, non è una materia, diciamo, state capendo che tipo di materia è, no? Perché noi stiamo facendo anche un po' di orientamento. Ecco, i carichi a rottura, e questo che cosa vuol dire? Vuol dire quanto posso caricare questo materiale a flessione, vedete, numeri bassissimi, e quanto invece lo posso caricare a compressione, come abbiamo detto prima, no? Che ci può saltare sopra pure l'elefante, carichi molto molto alti. Quindi sempre anche qui c'è la differenza tra il carico a flessione e il carico a compressione. Ok, poi qui, ecco, qui ci sono delle foto d'archivio, vedete com'era la cava tantissimi anni fa. Questi siamo all'inizio, credo, degli anni 20, 1920, più di 100 anni fa. E diciamo che era chiaramente la situazione ambientale. Guardate, si portavano i blocchi, si trasportavano sul versante della montagna a mano, non c'erano le gru. Ora
ovviamente ci sono questi enormi, questa specie di transformer, no? Ci sono questi macchinari che fanno di tutto, invece li trasportavano a mano, pensate, oppure con i muli, ovviamente. Ecco, vedete, questo è pericolosissimo, fra le altre cose, con il rischio di essere schiacciati, chiaramente. Ecco qua, questi sono gli operai con il blocco di marmo, questi sono le foto d'archivio della Vitulano Marmi, che abbiamo detto cioè che ha la proprietà di questa cava. Va bene, quindi abbiamo detto che Vanvitelli era solito recarsi sulla cava per scegliere questi blocchi, quindi non solo aveva scelto il marmo, ma sceglieva anche il blocco, come vi ho spiegato, non tutti i blocchi sono uguali, non tutta la venatura non è sempre la stessa, mi piace il pavimento grigio, prendo la venatura tutta grigia, mi piace quello rosso, prendo quella rossa, non sembra neanche lo stesso marmo. Quando poi vedo la venatura di mezzo, cioè quella rossa e grigia, lì mi rendo conto che sì, è lo stesso marmo. A proposito di questo, voi lo sapete che il marmo si sposa quando viene messo. A proposito di questo, vi devo raccontare questo aneddoto. Allora, quando feci un pavimento per la mia abitazione, ok, e come vi ho detto, misi queste mattonelle rosse affiancate alle mattonelle grigie per fare il doppio colore. Non mi piaceva quello misto, ok? Mi piaceva rosso o grigio. Dopo un po' di anni mi sono accorta che il rosso era entrato nel grigio, il grigio era entrato nel rosso. Il marmo, anche dopo, appunto, abbiamo detto dal Giurassico in poi, continua ad essere un materiale vivo, cioè si sposa i due colori. Non so per quale fenomeno chimico, ci vorrebbe un professore di chimica. I due colori vanno l'uno nell'altro. Se voi mettete un marmo bianco vicino a un marmo verde, vedete che dopo un po' anni, chiaramente si pare 2, 3, 4 anni, si sposano, cioè il verde va nel rosso e viceversa. Questa è una cosa che vi fa capire quanto sia ancora vivo questo materiale. Però chiaramente, ragazzi, dobbiamo fare attenzione al marmo vero, no? Non a queste adesso. Piastrelle finto marmo, perché adesso ci sono tante tante di quelle cose che assomigliano, che anche un architetto esperto rimane un attimo, no? Però non sono marmo, sono ovviamente resine sintetiche. Allora, stavamo dicendo, io perdo sempre il filo, che Vanvitelli era solito recarsi sulla cava a scegliere i blocchi migliori. Ma adesso Vanvitelli non c'è, però io vi faccio vedere qualche blocco. Vi faccio vedere la faccia, vedete, del marmo, questo qua, che è la sua, diciamo, è la faccia che poi viene lucidato, perché le lavorazioni sono lucidatura, bocciardatura, o anche si può tenere naturale, insomma, ci sono tutta una serie di tipi di lavorazioni, non è che può essere per forza soltanto lucidato, può essere grezzo, insomma, ci sono tutta una serie di lavorazioni. Quindi questa è la sua faccia e questa è la fetta. Invece non so se voi vedete il cursore, non lo so. Comunque, sto guardando la seconda fotografia, quella di centro in alto, si vede la faccia del marmo, quella che ci dà la montagna, e poi ci vede la fetta che è stata tagliata. Come si taglia questa fetta? Allora, le tecniche di lavorazione non sono poi tanto cambiate da allora. Il marmo si taglia con l'acqua. Con l'acqua. È vero, i fili diamantati sono. Questo è un blocco tagliato e lì c'è la macchina per. Si dice segagione, una bruttissima parola. Si dice segagione. Come si dice segare il marmo? Si dice la segagione del marmo, non si dice la segatura. E con l'acqua, assolutamente. Sono cambiati ovviamente i macchinari. Adesso ci sono dei fili diamantati meravigliosi che scendono nella montagna, la taglia V come se fosse burro, che hanno una macchina da qua, una da là, e quindi scendono e tagliano come se fosse burro. Ma l'elemento principale che non manca mai dai primi tempi, dai tempi, dalla notte dei tempi, è l'acqua. Senza acqua non si può tagliare il marmo, perché l'acqua rende, non lo so, fluido tutto il processo. Senza acqua diventa intagliabile, non vi so spiegare, non so, ve lo immaginate, una cosa dura, secca, che questo filo non riesce a scorrere, mentre invece l'acqua rende possibile tutto il taglio, tutta la lavorazione. Quindi senza acqua non è possibile. E il problema poi ambientale è questo, che quest'acqua poi si mischia
alla sabbia, ai rifiuti del marmo, e quindi non può essere assolutamente scaricata nei torrenti perché li distrugge. Quindi quello è il problema più grande ambientale che va assolutamente risolto, per cui le cave devono essere tutte normate. Ok? Allora, come sappiamo che quello è veramente il marmo del Van Vitelli? E come lo sappiamo? Lo sappiamo perché abbiamo trovato delle lettere, a parte il fatto che l'abbiamo visto nella Reggia, basta che andate sul scalone principale della Reggia e vedete il marmo a destra e a sinistra, che è il marmo di Vitulano, il marmo di quella cava, basta, voglio dire, questa è la prova evidente. Però sono state trovate delle lettere, anche recensite da storici importanti. Vi ripeto, io non sono uno storico, quindi mi adeguo a quello che loro hanno, diciamo, certificato, delle lettere in cui il Marvin Vitelli scriveva a Carlo III di Borbone, che gli aveva commissionato questa reggia fantastica, meravigliosa, gli scriveva di aver trovato questo marmo bellissimo e gli scriveva che aveva necessità di soldi perché voleva costruire una strada apposta per trasportare questo marmo dal Monte Camposauro, quindi questo Vitulano, questo posto dove nasce il marmo, fino alla Reggia di Caserta. Ok? Quindi lui gli chiede soldi, il re gli raccorda e il Van Vitelli trasporta, organizza questo trasporto in massa di questo marmo fantastico. Allora, questa è la firma di Van Vitelli, ma ovviamente ce l'ho messa io, voglio dire, ho fatto una sovrapposizione, però mi sembrava carino. Quello che invece è questa lastra, dove c'è questa firma di Van Vitelli, quella è una lastra, si chiama a macchia aperta, cioè quel ventaglio che voi vedete è fatto come? Allora c'è il blocco chiuso, ok? Si apre il blocco al centro e si apre il ventaglio così. Quindi praticamente è come se la macchia stesse dentro la montagna, dentro il blocco, ok? Quindi quando voi l'andate a spaccare al centro, lo aprite e si forma questo ventaglio. Se l'accosta, o quindi o diciamo lasciate le due lastre, ognuna per i fatti suoi, e non si nota, ma se le accostate si vede il ventaglio. Questo ventaglio è il cuore del marmo che sta dentro al blocco, che altrimenti se voi non aprite così, non lo riuscite a far uscire fuori, a visionare. Questi sono meravigliosi perché sono sculture, oddio, cioè, scusate, sono sculture, sono dipinti, che ovviamente è difficile oggi utilizzare nelle nostre case, perché dove ce lo mettiamo un marmo così, voglio dire, insomma, appunto, dovremmo tenere la Reggia di Caserta, ma sono comunque, diciamo, cose che utilizzate bene nell'architettura danno degli effetti spettacolari. Ok, quindi questi si chiamano proprio ventagli cristallini. Ed eccola qua, ecco la reggia, lo scalone principale dove vedete a destra e a sinistra c'è il famoso marmo di Vitulano, e la cappella palatina dove c'è il marmo di Vitulano su tutte le colonne, su tutti i laterali. Quindi la Reggia di Caserta, vabbè, dopo la Reggia di Caserta lui lo utilizzò, vabbè, la Reggia di Caserta l'avete vista mille volte, però fateci caso quando ci entrate a questo marmo rosso prezioso, barocco, diciamo, che sta sui laterali dello scalone d'onore, e anche qui vedete vicino ai leoni, e poi lo utilizzò per altre numerosissime opere, fra cui per esempio il Palazzo Reale di Napoli. Nel Palazzo Reale di Napoli anche c'è il marmo di Vitulano, vedete, io per darvi un'idea del marmo vi ho messo sotto come sfondo una fotografia del Palazzo Reale di Napoli ancora nello scalone. E poi devo dire la verità, siamo là, io sempre non sono uno storico, quindi non vi so dire in quale opere del Van Vitelli c'è il marmo di Vitulano, ma so che viaggiò per tutta Europa questo marmo all'epoca del Van Vitelli, sponsorizzato proprio dal grande architetto. E infatti dopo vi assegnerò come compitino proprio questo. Allora, continuiamo poi il nostro discorso sulla cava. La cava oggi, vedete che cosa è questo blocco di marmo enorme che è caduto? Pensate a questo blocco quando ca cade dalla montagna, si spacca e diventa poi dopo, si porta alla segheria per la segagione e poi dopo da lì diventa pavimenti, rivestimenti, quello che volete. Ecco, questo è un po' l'ambiente della cava oggi, la cava del Van Vitelli. E guardate, bellissimo, diciamo, è un posto anche bello dal punto di vista ambientale.
È molto oggi come oggi c'è anche molto fermento, soprattutto per le celebrazioni dei 250 anni dalla morte di Van Vitelli. Il suo marmo viene utilizzato anche, questo già però da alcuni anni, per dei simposi di scultura in cui questi giovani scultori hanno a disposizione, gli viene regalato questi blocchi di marmo. Loro vanno sulla cava, scelgono il blocco che vogliono, i blocchi che vogliono, quanti ne vogliono, perché alla fine, voglio dire, ragazzi, sono meravigliosi, ma senza lavorazione, senza l'artista, senza l'uomo, sono pietre meravigliose, però sono pietre, quindi diciamo loro raccolgono le pietre che desiderano, prendono le pietre che vogliono. Ne ricavano poi delle sculture, diciamo, belle, meno belle, voglio dire, io preferisco il design a questo tipo di sculture, però è interessante vedere come questi ragazzi lavorano, vedete, soprattutto sono giovani. Questo è un marmo grigio, invece questo è il marmo di Vitulano, questo per esempio. Qua già si vede una vena un po' grigia, un po' rossa. Poi le foto rendono veramente pochi. Ecco, questo è proprio rosso. Questo è un po' inquietante, questa scultura, però voglio dire, chi sono io per giudicare? Ecco qua. E allora questo arriviamo finalmente al vostro compito, cioè quello che mi farebbe piacere che voi faceste. Allora, ho messo in alto, nelle prime due righe in alto, ho messo tutte le opere, tutte, quasi tutte le opere del Van Vitelli, alcune tra le opere più famose del Van Vitelli. Ok, le ho selezionate e le ho messe lì. E sotto ho messo invece alcuni degli impieghi del marmo di Vitulano, cioè dei posti e delle architetture dove è stato impiegato questo marmo. Allora, che cosa serve fare? Serve fare l'incrocio, cioè quali di quelle opere hanno il marmo di Vitulano? E quali di queste sotto sono del Van Vitelli? Sono stata chiara in quello che ho detto. Cioè, ci sono le opere del Van Vitelli, non in tutte c'è il marmo di Vitulano, ok? Poi c'è il marmo di Vitulano che sta in un sacco di architetture, tipo nella Reggia di Portici, ma la Reggia di Portici, per esempio, non l'ha fatta Van Vitelli. Nel Palazzo Reale di Napoli, questo sì, l'ha fatto Van Vitelli. La Reggia di Capodimonte, boh, il San Carlo neanche. Museo Nazionale, Palazzo della Borsa, Palazzo Gravina a Napoli, Abbazia di San Lorenzo, ragazzi. Il marmo di Vitulano sta da noi, nel Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale, nell'Abbazia di San Lorenzo ad Septimum, c'è il marmo di Vitulano. Quindi, diciamo, chi lo direbbe? E poi a Roma, vabbè, San Giovanni Laterano e la Chiesa dei Santissimi Apostoli, anche in Francia, in America, in Inghilterra, in Russia e addirittura nelle guglie del Cremlino. Ora, dov'è che ce l'ha messo Van Vitelli e dove no? Questa è, diciamo, la domanda che vorrei fare e il compito che mi ha spiegato il professore Guida, che io potevo assegnare un compito ai ragazzi, è vero, professore Guida? Allora, il compito che io assegnerei è questo, cioè fare un'intersezione tra le opere di Van Vitelli e il marmo di Vitulano, perché il Van Vitelli non ha lavorato solo in Italia, si è spinto anche in Europa, quindi molti di queste opere sue, c'è il marmo di Vitulano, non c'è, molti di questi diciamo impieghi sono stati fatti dal Van Vitelli o la sua opera finisce a quelle 3-4 conosciute? Io non credo, però sarebbe molto interessante, per esempio, scoprire questa cosa e vedere chi riesce a sapere un pezzettino di più su questo grande maestro e sul rapporto con il suo marmo preferito, diciamo. Beh, poi, detto questo, il legame, la cosa carina con la quale poi dopo vi voglio lasciare perché non vi voglio tediare, è che il legame tra il marmo di Vitulano e il grande architetto Van Vitelli porta direttamente al nostro dipartimento. Guardate, ragazzi, guardate, vi faccio vedere. Ecco, questo è il nostro, questa foto io la trovo stupenda, non lo so chi l'ha fatta, ma comunque è una foto stupenda della scala del nostro dipartimento. Qua il marmo non c'entra, però qui sì. L'aula Carreri e moltissime altre
cornici delle porte delle aule sono proprio marmo di Vitulano. Vedete, non sembra perché è una venatura rossa, ma se voi andate a fare l'analisi chimico-fisica, è il marmo di quella cava là, che è lo stesso della Reggia di Caserta, che è lo stesso, diciamo, del marmo preferito del Vanvitelli. Ok? E questo sta in tutti i portali. Ora, noi lo sappiamo che sta lì perché lo viviamo ogni giorno, ma chissà in quanti posti ci sta questo marmo e chissà in quanti posti, da noi non c'è la mano del Vanvitelli perché nell'abbazia di San Lorenzo non c'è, almeno che si sappia non c'è, però chissà in quanti posti ancora voi trovate questa connessione tra marmo di Vitulano, Vanvitelli e Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale. E quindi vi lascio con questo pensiero, vi ringrazio, spero di non avervi annoiato e spero di avervi fatto venire un poco di passione per le materie un po' più, diciamo, che guardano un po' al costruito e non soltanto alla teoria dell'architettura, che è pure una cosa importantissima e fondamentale, però ricordiamo sempre struttura, forma e funzione, come diceva Vitruvio. Grazie. Grazie alla professoressa Cenno. Mi sembra tutto molto interessante perché hai dato un taglio, diciamo, una sorta di microstorie di queste architetture. Uno a volte non le nota nemmeno. Io non mi ricordo, quel portale del nostro dipartimento lo conoscevo, non sapevo appunto la provenienza del marmo, non se lo chiede nemmeno. Però i materiali nel contesto di un processo di architettura, sia storico ma anche oggi nella creazione di nuove architetture, sono fondamentali. E questo, ma anche l'uso dei marmi vicini, le cave vicine, quelli là meno noti. Tu hai fatto una carrellata di tutti i marmi più famosi, però poi quelli là vengono scoperti, non scoperti, scoperti non fisicamente, scoperti con materiale che diciamo preciso per alcune architetture che contraddistinguono poi dei territori. Anche se tu mi dicevi questo marmo è andato in giro per l'Europa ai tempi del Vanvitelli, l'ha fatto conoscere, quindi è tutto un procedimento. Io penso che ad alcuni, soprattutto ad alcune scuole che noi abbiamo, sia interessante. Penso alcune sono, diciamo, anche dei. All'epoca funzionava che l'architetto andava a cercare il materiale, si innamorava di quel materiale e quello diventava il suo materiale. Sì. Cosa che oggi si è un pochino persa, chiaramente, no? All'epoca l'architetto Michelangelo si innamorò del marmo del Bianco P di Carrara, Vitelli si innamorò del marmo di Vitulano e così via. E funzionava così, con un rapporto, anche perché poi c'era anche molta meno possibilità, diciamo, di scegliere, di viaggiare, quindi tu trovavi una cosa bella che ti confaceva e dicevi: vabbè, questa è mia, io ci caratterizzo le mie opere con questa. E quindi, insomma, se ci sono domande per i ragazzi, io Sì, sono a disposizione. c'è qualcuno che vuole, Anche vediamo un per po', un video che dicono se fare, noi, mi capito? ricordo che bisogna alzare la mano prima avevo visto una mano il professore, che era Giuseppe? Sempre. Sì, eccolo qua, ecco. Scusate, potrei dirvi una cosa? Potrei dirvi soltanto che la vostra lettura. No, noi abbiamo alcuni ragazzi, diciamo, che volevo parlare delle esercitazioni che hai dato, tra l'altro, poi lo ricordiamo. Valentina, dove la dobbiamo caricare? Come funziona? Sì, allora, molti docenti non si dimenticano. Volevo approfittare un attimo, in chat io ho messo il link alla cartella Drive, del modo da caricare le esercitazioni, e lei, professore, direttamente per scaricarle. Quindi lo trovate. Lo trovate in chat, è un Google Drive. Ah, Google Drive, non Dropbox, come avevo detto io. No, è un Drive. No, vabbè, no, quindi Drive. Ci siamo pure ricordati di questa cosa, mi ero dimenticato. Noi ci sono già gli altri lavori messi, loro hanno un paio di settimane per caricare, quindi poi ce ne andiamo a vedere. Ci sono domande anche sull'esercitazione? Si è capito cosa farlo, come farlo, ovviamente c'è una certa libertà, non è che è un compito in classe. Certo, no,
rigide, anche forse divertente. Quindi io vi voglio rassicurare, non so, su questo fatto di architettura, non so se noi possiamo fare un momento di orientamento, Giuseppe. Come? Noi utilizziamo le parole, diciamo, la facoltà di architettura. Qualcuno pensa che, essendo una facoltà tecnica, dice: ah, ma c'è tanta matematica, ci sono queste materie terribili, c'è la scienza, c'è la cosa. Ecco qua, io diciamo che sono il professore della materia, fra virgolette, più terribile di tutte. Vi dico che non è così, perché noi non facciamo, anche quando facciamo materie strutturali, facciamo architettura. Non facciamo mai matematica fine a matematica, io non ne faccio nel mio corso, perché c'è il corso di matematica, lo fa il professore di matematica. Io faccio strutture, ok? Quindi architettura delle strutture, chiamiamola come volete, però per me l'obiettivo è sempre comunque l'architettura, è sempre comunque la creazione dello spazio, ok? Che sia uno spazio reale e non sia uno spazio di fantasia, e quindi, diciamo, porto un attimo l'artista con i piedi, ma neanche tanto per terra, porto un attimo l'artista a guardare lo spazio in maniera più concreta. Questo è tutto, ma state tranquilli che nessuno vi farà le interrogazioni di fisica, di matematica, gli algoritmi e quant'altro, voglio dire. Quindi sì, diciamo, è tutto, noi siamo, poi siamo una squadra, diciamo, ma nessuno esce fuori da questa, tutti quanti, comunque l'obiettivo è il progetto architettonico, non è che ognuno, io voglio fare che voi fate i calcoli, voglio farvi diventare dei calcolatori, assolutamente. Questo anche è... se l'architetto è abilitato poi a progettare strutturalmente, siamo anche questo da un punto di vista professionale, perché poi l'esperienza è quella che noi, penso voi, soprattutto i professori, date anche le basi, le fondamenta questo, della materia, i fondamenti su cui poi si può... ci sono alcuni che si interessano solo di strutture, poi, però è un altro percorso, no? Alcuni architetti... Alcuni ragazzi si laureano e restano appassionati alle strutture, perché si specializzano in quel senso. Sì. Come invece tanti altri decidono di fare i progettisti e non accantonano e non dimenticano, semplicemente questa materia, queste materie più strutturali diventano un background che poi dopo si tira fuori nel momento del bisogno. Quando stai sul cantiere e sta facendo la trave, stai sbagliando l'appoggio, tu te ne accorgi, questo è tutto. Sì, se invece non hai fatto scienza, non hai modo di accorgertene, questa è la mia opinione, insomma. No, è così. Quindi ci sono domande, approfondimenti, curiosità? Non vi è piaciuto il marmo del Vampitelli, ragazzi? Lo potete andare a vedere. No, ma loro non si intervengono quasi mai. Potete fare una gita sul Monte Taburno Camposauro, e vedete, là ci sono anche dei luoghi per i picnic, eccetera. Andate a vedere la Cava Urea, potete pure entrare, nessuno vi dice niente, perché tanto, voglio dire, sono posti veramente belli e poi posti pieni di storia, vi ho detto. Ci andrò anch'io. No, ma ci sono i fossili, poi nel marmo ci sono i fossili, delle cose, le conchigliette, i pesciolini, insomma, una cosa movente. Bisogna solo stare attenti al rispetto dell'ambiente e si può fare tutto, questo è. Sì. Va bene. Ogni tanto vedo una manina che si alza. Sì, no, non vedo il... non te l'ho detto, perché l'altra volta non ce l'hai detto. E ovviamente noi queste lezioni le registriamo e vengono messe su YouTube. Abbiamo un canale, non so se tu ce l'hai. No, dopo me lo dai. Poi diamo il link, le tagliamo ovviamente per quello che serve, l'inizio e la fine. E stanno lì, quindi loro se le possono pure andare a rivedere, diciamo, lo sanno già. Quindi alcuni può darsi, se perdono qualche lezione e la riprendono dopo. E come si cerca? Non mi ricordo, è sempre Valentina. No, ora le carico il link in chat, così nella chat adesso mettiamo il link, anche per qualcuno che si era perso. Chat, dove sta la chat? Al lato devi premere, sì, adesso quando lo metti si apparirà un puntino giallo. Sì.
Sarebbe interessante sperimentare come ultime frontiere, anche se non è molto economico, mi rendo conto, però sperimentare questi marmi, le pietre in generale, come struttura per l'architettura proprio, non solo per l'abbellimento. Sì. Sarebbe interessante. Alcune in America, c'è un gruppo di colleghi che fra le altre cose ho frequentato anche, ho avuto il piacere di conoscere a dei seminari, eccetera, che stanno facendo proprio questo, fanno delle volte delle strutture in muratura spettacolari, delle cose modernissime fatte però con non, la pietra, non muratura, sì, sì, la pietra, cioè fatte proprio con la pietra, quindi sono cose, si può anche fare architettura moderna, voglio dire. Però ci vuole, insomma, appunto, ci vogliono tecniche, ci vuole competenze specifiche anche. Sì, ci vuole un po' di competenza strutturale avanzata, perché diciamo non è semplicissimo, non riesci a far mantenere, capito, la volta in foglio sottile sottile. Ci sono queste foto di sti ragazzi a questi seminari su queste volte sottilissime, e loro tutta la classe in piedi sopra la volta. Ah, sì, bello, devi. Devo vedere, mi devi dare il link, poi, sì, poi questione strutturale, sono molto interessante. Sono degli americani che stanno facendo queste cose. E poi le volte sottili sono anche una caratteristica della nostra architettura mediterranea, no? In realtà noi non le vediamo, ma al centro sono sottilissime quelle volte nostre. Quelle sono con le spaccatelle, credo, no? Quelle lì tutte, sì, spaccate, con altre tecniche, però. Molto ingegnose, diciamo, da fare senza particolari competenze, e quindi c'è tutto un collegamento, se noi, tra scrittura moderna, le competenze, l'esperienza. Futuro, assolutamente, sì, sì, sì. Il futuro, perché tra un po' ci scocceremo del cemento armato, ci siamo già quasi scocciati. Anche perché non sappiamo anche quanto dura, come dite voi strutturisti. Esatto, non sappiamo quanto dura poco, e quindi diciamo torneremo al passato, però rivisitato col moderno. Quindi è importante assolutamente la pietra, è importante conoscere i materiali fragili, insomma, fragili non nel senso di fragili, nel senso che hanno una denominazione proprio di materiale fragile, quelli non deformabili, capito? Sì, no, è chiaro, questo se l'avete fatto vedere prima. Anche sulla questione della flessione, Esatto. Materiale non resistente attrezzi, cioè i materiali che praticamente tu puoi mettere su per forma, per geometria, fai mantenere per geometria, perché dato che non resistono, mo ci va a flessione, allora tu devi dargli una geometria tale che non lo carichi a flessione, capito? Devi fare la possibilità di non subire questo trauma, questo stress. E glielo puoi dare solo con la forma particolare, con la geometria, quindi c'è anche molto di geometria, insomma, è un tema di ricerca molto, molto affascinante. Alcuni ragazzi me li porto appresso, altri non riescono ad entrare nella discussione, e quindi si scoccia, dico, ma boh, ma te è strutturale, però molti me li sto avvincendo. Sì, infatti immagino, anche io che mi occupo di urbanistica, mi appassionano questi temi, che poi li ho studiati da architetto, però sono interessanti. No, io spesso tra l'urbanistica è un po', diciamo, agli antipodi, nel senso che l'urbanista, essendo una macro scala, non riesci poi a vedere il. Sì, c'è questo rischio. Però io mi avrebbe fatto sempre piacere, insomma, lavorare anche su temi urbani, però è difficile mettere insieme. No, si studia tutto praticamente, non è difficile. Solo Vanvitelli ci riusciva a mettere insieme, diciamo, alla piccola scala, alla grande scala. Va bene, allora se non ci sono altri interventi, io chiuderei qui e ringrazio la professoressa Claudia Grazie Cenna, a voi, no? spero di rivedervi in dipartimento qualcuno di Sì, questi poi ci ragazzi vediamo in dipartimento, perché in che non modo sono che ancora. c'è anche una maggiore interazione, voglio dire. E verranno a aprile, tra aprile e maggio. Va bene. Va bene, allora saluto tutti. Grazie Claudia di nuovo. Sì, se mi dai il link mi fa Sta nella piacerissimo. chat, vedi, l'ha messo Valentina. La Lo chat non la dico trovo. anche agli altri. Al Anche centro nel dello canale schermo in alto, generale. Nel chat canale. in alto. In alto c'ho partecipanti, mano, reazioni. Prima di partecipanti, non hai chat.
No. Ah, è strano, vabbè, tanto... sono stata invitata come guest. Ah, ecco, te lo invio comunque, no? Te lo invio. C'è una domanda, starita Simona? Forse no, è sparita. Aveva... Ma e posso dire, questo io, Giuseppe... io ho una cugina che si chiama Stefania Starita. Di dove? Ma perché lavora nella scuola, è una preside, per questo. Ah, la conosco bene. Preside di scuola di Positano. Sì, è mia amica. Carissima, ma io lo dico, carissima. Dica, Giuseppe, mi conosce benissimo. Non c'è più la domanda, Valentina? No, è sparita. Vabbè, dove, forse... E allora niente, restiamo... Grazie allora. Grazie a tutti allora, professore. Vi saluto. Un saluto a tutti. Blocca tutti quanti, non possono parlare, magari. Sì, bloccato. Vabbè. Di nuovo. Salve allora. Ciao Claudio, ciao, grazie di nuovo. Tu stacca.